Maria Barghouti ha 11 anni, è una bimba siriana di Damasco e dall'età di 6, appassionata di disegno e pittura come il papà, professore di architettura, dipinge paesaggi, nature morte, ritratti. Non abbastanza grande per ricordare un tempo in cui il suo paese non fosse in guerra, nelle sue opere sa cogliere le bellezze della Siria, regalando speranza anche quando ritrae il conflitto e il dramma dei rifugiati. Come la bambina che cuce il mondo a colori, titolo della mostra promossa dal Consiglio regionale del Piemonte con il Consiglio comunale dei ragazzi di Omegna. Maria immagina in questo modo di cucire le ferite della Siria. È come un chirurgo che finisce un intervento anche complesso, è stanco ma è contento perché quel paziente potrà riprendere la sua vita normale, sarà restituita alla sua figlia, alla sua famiglia. Quindi è come se Maria in qualche modo si proponesse come chirurgo di una terra che va dalla Siria all'Afghanistan, all'Iraq, mettendola assieme, e forse questo è l'obiettivo più grande che gli uomini possono avere, quello di realizzare una comunità all'interno della quale ci siano spazio e opportunità per tutti. Della storia di Maria si sono appassionati i ragazzi di Omegna che da tempo cercano di portarla in Italia, interessando anche il capo dello Stato ed il Papa, speranza che non hanno abbandonato. Speriamo di riuscire a portarla via da quella situazione, perché dicendo la verità questa esperienza ci ha fatto un po' maturare, perché comunque immaginarsi quello che provano loro è sempre difficile, perché non sarà mai proprio così, e quindi diciamo che ci farebbe piacere riuscire a fargli vivere quello che viviamo noi, cioè la felicità tutti i giorni senza preoccuparsi della vita di per sé. Intanto il comune di Omegna, con il festival Gianni Rodari, ha organizzato un concorso di scrittura di storie per ragazzi, ispirati ai disegni di Maria, e l'Accademia Albertina di Torino le ha conferito la medaglia dell'amicizia.